Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati e quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari amici, nuova puntata di City Report, Tullio Trapasso insieme a Paolo Rusconi. Cosa vi facciamo vedere questa settimana? Siamo in piazza Boulevard, fermata M4 metropolitana nuova, e questa è la puntata che parla della Milano dei carrelli abbandonati. Proprio sotto il cartello della M4 troviamo un carrello abbandonato pieno di rifiuti e masserizie, rubinetti addirittura con tanto di scatola. E come da anni vi ripetiamo in tutti i vari luoghi dove siamo stati, il carrello è un segno tangibile di degrado. Dove ci sono i carrelli c'è illegalità, c'è criminalità, c'è povertà, ci sono persone che si arrangiano in ogni maniera. Il carrello ormai è diventato il leitmotiv, appunto, di quello che non funziona, dell'illecito, dell'illegale, del degrado a Milano. Ma ve ne dobbiamo fare vedere tantissimi e tantissime situazioni diverse una dall'altra di tutta questa nostra città che è sommersa di questi carrelli. Andiamo avanti. E non poteva mancare anche qui il solito carrello dopo un anno dallo sgombero con tanto di contatori dentro. Siamo alla Polleria, carrello del Carrefour, per continuare quella famosa lista che abbiamo fatto qualche settimana fa delle zone degradate. E insieme al carrello di solito cosa ci sta? Va bene l'occupazione, c'è City Report, ma ci sono anche le bottiglie di urina che non mancano mai. Via Rimondi, stiamo continuando a seguire il percorso dei muri scrostati, rovinati della caserma Montelle. Guardate cosa troviamo qua, due carrelli con tanto di schifezze all'interno. Come ben vi segnaliamo ogni volta con il nostro gruppo di City Report, i carrelli sono segni di degrado, di abbandono, di territori di nessuno. Ecco, anche qui non è estrema periferia, siamo nel municipio 8, siamo vicino a Viale Certosa, Piazza Firenze, siamo a questo livello. Un altro pezzo di baracche, carrelli che potete vedere, vieni qui che la fai vedere da qui. Come biciclette e carrelli siamo messi bene. Siamo in notturna, siamo in via Pestagalli e ritorniamo al discorso che vi facevo in tutte le altre puntate.
i carrelli. Dove troviamo carrelli, fichi, bottiglie di urina, c'è presenza di occupazione abusiva. Questo lo conferma anche questa volta. Un altro carrello, questo lo aggiungiamo nella puntata dei carrelli. Ti piace Paolo questo, lo aggiungiamo? Cosa troviamo anche di fronte al Lido di Milano? Ta-tam! Oibò, un carrello! City Report!